Oggi si vota per il rinnovo dei consigli provinciali di Chieti, Pescara e L'Aquila, come già avvenuto a Teramo il 17 dicembre scorso. Alle urne solo i sindaci e i consiglieri comunali. Ricordiamo che per le elezioni provinciali vige il sistema del voto cosiddetto ponderato, ossia gli elettori, sindaci e consiglieri comunali, esprimono il voto sulla base di un indice di ponderazione in rapporto alla fascia demografica del comune di appartenenza. Le schede sono 5 di diversi colori in base alla popolazione dei comuni. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Chieti si svolgono dalle 8 alle 20 nel seggio unico istituito nella sala consiliare. Alle urne 1.249 amministratori dei 104 comuni della provincia di Chieti, 12 consiglieri che saranno eletti. Ciascun elettore esprime una preferenza per uno dei 24 consiglieri candidati delle due liste presentate. Anche a Pescara le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Si vota oggi dalle 8 alle 21 nella sede della provincia in Piazza Italia. Il seggio elettorale è unico. Hanno diritto al voto tutti i sindaci e consiglieri comunali, anche in questo caso dei 46 comuni della provincia di Pescara, in carica alla data delle elezioni. 5 le liste. Gli amministratori comunali del territorio provinciale dell'Aquila sono anch'essi chiamati a votare per i componenti di una delle tre liste presentate. Sono elezioni di secondo livello, vale a dire che a esprimere il voto sono i sindaci e i consiglieri dei 108 comuni che costituiscono la provincia dell'Aquila. Come nelle altre province si vota solo per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Il seggio è unico, è in via Montecagno nel Palazzo della Provincia. Si vota dalle 8 alle 20. Le elezioni dei consiglieri provinciali avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. Il 16 novembre scorso da parte dei comuni, la provincia entro il 30° giorno antecedente alla votazione pubblica il numero effettivo degli aventi diritto al voto in base al quale calcolare la predetta percentuale del 5%. Oggi il voto, domani lo scrutinio, sabato la proclamazione degli eletti. Ricordiamo che i presidenti della provincia restano in carica per 4 anni, invece i consiglieri provinciali per 2.